Riuscirò a trovare Bianca Neve Enchanted dal valore di 1000 euro? Ebbene sì, in mano la mia primissima bustina di Rise of the Floodborne, la seconda espansione di Lorcana, il nuovissimo gioco di carte della Disney. All'interno è possibile trovare delle carte che hanno raggiunto dei prezzi veramente folli su eBay o Vinted, appunto come Bianca Neve Enchanted. Aprendo le buste della prima espansione non sono riuscito manco a trovare mezza Enchanted, speriamo che a sto giro la fortuna giri un po' di più. Andiamo ad aprirla e incrociamo le dita. Eccoci qua, questa qui è la bustina nel dettaglio. Già dal packaging mi piace molto ma molto di più rispetto a quelle della prima espansione. Non che fossero brutte, però secondo me queste qui hanno una marcia in più. Guardate che bella la scritta Rise of the Floodborne, difficilissima da pronunciare. Vabbè, apriamola e speriamo che anche il contenuto sia all'altezza. Come al solito la prima carta è la componibile, che in questa espansione ha come protagonista Minnie Mouse. Iniziamo con le vere carte di Lorcana. Enchantress, prima carta comune. Duke Weaselton, altra carta comune. Mulan, bella Mulan, bellissima graficamente, guardate che disegno fantastico. Legend of the Sword in Stone, molto bella anche questa. Raya. Last Cannon, anche questa qui è una carta che viene dall'universo di Mulan. Mouse Armor, carta non comune, con il simbolino della carta non comune. Bounce con Tigro. Hey Hey, mamma mia, Hey Hey, ormai lo troviamo veramente ovunque, in qualsiasi busta, in qualsiasi mazzo. Poi abbiamo Pinocchio, prima carta rara, molto molto carina, potentissima tra l'altro, ha un costo di 2 e può fare 3 di lore. Vabbè, ha 1 e 1, però comunque è da tenere in considerazione per metterla nel mazzo. Hiram Flaver, mamma mia, impronunciabile, Hiram Flavershal, molto molto carina, buona difesa. E finalmente passiamo, passiamo alla carta foil, è una carta comune. Vediamo che cosa abbiamo come carta foil. What did you call me? Vabbè, poteva andare meglio, però come prima sbustata non mi posso lamentare. E voi che cosa ne pensate? Siete riusciti a trovare qualche bustina di Disney Lorcana in giro per i negozi? Fatemi sapere nei commenti. Questo che ho in mano è un box di Rise of the Floodborne, la seconda espansione di Disney Lorcana. All'interno ci sono 24 bustine e dentro ogni bustina ci sono 12 carte, per un totale di 288 carte Lorcana. Il set completo è composto da 204 carte, andiamo ad aprirle e cerchiamo di capire quanti box ci servono per completare la collezione. Eccoci qua, un packaging veramente di altissimo livello. Andiamo a vedere tutti i lati della confezione. Qua abbiamo la bestia, Raya e la regina di cuori, Merlino e Tiana. Qua sul lato abbiamo Gaston, dietro la scritta Disney Lorcana Trading Card Game, e da questo lato abbiamo Malefica. Direi che possiamo aprirlo e lo apriremo con questa chiusura di sicurezza. Rispetto alla prima espansione hanno aumentato la sicurezza mettendo questo pezzo di scotch qua e qua, solo che non riesco ad aprirlo senza rovinare tutto. Ah, mi sa che devo tagliarlo. Prima effettivamente si apriva troppo facilmente, ma ora è veramente difficile da aprire. Ok, un lato e l'altro, vediamo se ce l'abbiamo fatta. Ok, direi che ce l'abbiamo fatta. Vediamo che cosa abbiamo qua dentro, un cartoncino per proteggere le nostre bustine, e oggi ne apriremo 4, 1, 2 e 3 e 4. Possiamo togliere la nostra scatola e aprire le nostre bustine di Disney Lorcana. Partiamo dalla prima con Raya, vediamo un po' se già avremo la fortuna nella prima bustina oppure no. Speriamo di trovare tante belle cosine, io solitamente sono molto molto sfortunato, però mai dire mai. Eccoci qua, uno dei pezzi del puzzle come al solito, e partiamo con Basil, Rapunzel, Dottor Facilier, questo grafica non l'avevo ancora vista, Fidget, Panico, Panico, meraviglioso, meraviglioso, Panico, lo adoro, Jafar, bellissimo, vediamo un po', carta non comune, Doc, uno dei sette nani, Madame Mim, oh, la regina di cuori, bella, 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 veramente bella, poi abbiamo Gaston raro, potentissimo qua, può fare 3 di lore. Oh, Namari, non mi ricordo da che film, da che cartone provenga, però una carta molto molto rara. E abbiamo Crudelia Demon, comune foil, molto molto carina. Come prima bustina non mi posso lamentare, però speriamo di mantenere alto il livello. Apriamo questa qui con la regina di cuore che abbiamo trovato. Allora, no, guardiamo prima la parte del puzzle, ok? Jasmine, Mulan, cavolo, ma questa già ce l'avevo. Chip the Teacup, un'altra Mulan, Artù, bello, molto molto figo, Last Cannon, anche questa qui ce l'avevo, mamma mia, io sono sfigatissimo, io perché mi lancio su sti giochi, Pacha, Tiana, coloratissima, Cogsworth, carta non comune, poi abbiamo una carta rara, Little John, quanto lo adoravo quando ero bambino,
Un'altra carta rara, Merlino. Direi che questo qui è il modo più divertente per sbustarle. Altra carta rara, Hercules Foil. Poteva andare meglio, poteva andare molto meglio, però è potentissimo questo Hercules. Costa 6 e ha 6 di attacco, è potentissimo. Andiamo avanti con la terza bustina, sempre con Raya. Speriamo di trovare una bella Enchanted, ma la vedo molto molto dura. E via! Gamba a sinistra di Exodia. Crudelia Demon, l'avevamo già trovata a foil. Sleepy! Oh, Pisolo. Merlino, Merlino Aragosta. Go the Distance, mamma mia, mi piace di brutto. Questa qui è, questa canzone qua è l'unica canzone della Disney che in italiano è molto molto meglio, cantata dal mitico Alex Baroni. Rattigan. Charge. Rapunzel. Fang Crossbow. Cos'è? Una balestra. Card Soldier. Ah, belle queste. Poi abbiamo Tuk Tuk rara. Andiamo molto bene. Cinderella, potentissima lei. Potentissima. E non comune, non comune foil. Hey Hey. Ormai Hey Hey la trovo veramente ovunque. Apriamo l'ultima bustina di oggi con Bestia. Direi che sono sicuro che mi porterà fortuna. Dai Bestia, non mi deludere, non mi deludere. Dovrei aver completato il puzzle, sì, credo di sì. Comunque, Denook, carta comune. Snow White, carta comune, forse questa qui l'avevamo già trovata. Elsa. Lady Tremaine. Virana, carta comune. Altra carta comune, abbiamo Cinderella, un'altra Cinderella. Snow White, questa forse è un'altra Biancaneve, non mi sembra la stessa di prima. Poi abbiamo Four Dozen Eggs. Sword in the Stone. Rara. Strength of a Racing Fire. Questa qui cos'è? E sarai veloce come... Credo di sì, credo che sia quella canzone lì. Poi abbiamo King Louie. E carta foil non comune, Shazir Cat. Vabbè, dai, non è andata male comunque, non è andata male. Come prime quattro bustine posso ritenermi soddisfatto. Continuiamo la nostra apertura del box di Rise of the Floodborn, ma prima un breve riassunto. È uscita la seconda espansione di Disney Lorcane e stiamo cercando di capire quanti box ci servono per completare l'intera collezione. Per il momento abbiamo aperto quattro booster pack di questo box e un booster pack comprato esternamente. Per il momento abbiamo collezionato 56 carte differenti su un totale di 204, di cui 8 rare su un totale di 48, 2 super rare su un totale di 18 e una leggendaria su un totale di 12 carte. Andiamo ad aprire altri 4 pacchetti. Devo dire che vedendo le statistiche posso ritenermi abbastanza soddisfatto, vista la mia sfortuna poteva andare molto ma molto peggio. Una leggendaria su 4 bustine, anzi su 5 bustine, non è affatto male. Partiamo con questa bustina e speriamo di mantenere alto il livello. Ovviamente pezzo del puzzle. Gambo Pot. Sleepy! No, questo ce l'avevo però. Cavolo, due nani che avevo, uno già l'abbiamo ritrovato. Legend of the Sword in Stone, anche questa qui. Ma no, raga. Ma no, tutte ce l'avevo. Va, questa qui è nuova almeno. Doc. Oh, un altro nano che mi manca. Judy Hopes. Ah, questa è di Zootropolis. Come si chiama? Sì, Zootropolis. Card Soldier. Ovviamente ce l'ho già. Grusso Mangrim, carta rara. Attenzione, super rara Tiana. Bella. E foil Raya, bella però, molto molto bella. Tagliata malissimo, guardate com'è rovinata la carta qua sopra. Vabbè, prima bustina poteva andare meglio. Andiamo alla seconda. Comunque la bustina della Regina di Cuori è veramente spettacolare. Parte del puzzle abbiamo il faccione di Minnie. Partiamo con Owl. Sneezy, ma chi è questo? Così uno dei sette nani che non ricordo assolutamente. Fairy Godmother, fata madrina. Lady Tremaine, questa qui l'avevamo già trovata l'altra volta. Gaston, molto bella. Bella questa! Bestia, bellissima! Pacia, anche lui l'avevamo già trovato. Mamma mia, costa 6, non me lo ricordavo. Tiana, questa qui l'avevamo già trovata, però è un piacere averla doppia perché è veramente coloratissima e bellissima. Merlino, capretta, no, forse questa qui ci mancava. Carta rara, oh, Cobra Bubbles, mamma mia, quanto mi piace, quanto mi piace. Pack Tactics, carta rara. Altra carta rara foil, Christopher Robin, che bello, con Winnie the Pooh. Questa è una carta doppia, raga, cioè sia Christopher Robin che Winnie the Pooh. Non mi posso lamentare su questa, è la seconda carta del set. Questa è bellissima. Bando alle ciance, apriamo la bustina di Bestia. Speriamo di trovare qua la nostra leggendaria di oggi e speriamo di trovarne almeno una leggendaria. Gambo Pot, già trovata. The Queen, la regina. Bella. Questa già ce l'avevamo. Baloo.
questa ci mancava, con le sue banane. Improvise. Hercules in allenamento, Hero in training, molto carina. Mouse Armor, anche lei già ce l'avevamo. Belle, Belle intenta a leggere. Nick Wild. Carta, ullala, guardate qua quanto lore, costa 9 a 10 e 10 e può anche essere incata, cioè è una bomba sta carta qua. Poi abbiamo Principe John, Principe Giovanni in realtà, e carta comune Magic Broom Foil. Vabbè, comunque mi mancava, ma anche questa, ma guardate com'è tagliata male, guardate la carta sopra. Ma raga, ma che disagio, ma cosa sta succedendo alla Ravensburger? Vabbè, apriamo l'ultima bustina di oggi, sempre bustina con la regina di cuori. Dai raga, una leggendaria, almeno una leggendaria dobbiamo trovarla. Non possiamo chiudere la giornata senza aver trovato neanche una carta leggendaria. Tra l'altro, se fosse una leggendaria foil sarebbe ancora meglio. Basil, l'investigatopo. Grumpy, forse abbiamo tutti i sette nani, non vorrei sbagliarmi. Merlino, Squirrel. Felicia, non so da dove provenga questa. Queen of Hearts, questa qui è un'altra regina di cuori, diversa da quella che avevamo già trovato. Benja. Gaston, carta non comune. Sardine Ken, carta non comune. Altra carta non comune, Mother Gothel. Carta rara, Mulan. Altra carta rara, The Huntsman. Dai, l'ultima. Non comune, bounce. Vabbè, insomma, in quattro bustine non abbiamo neanche trovato una carta leggendaria. Che cosa ne pensate di questo sbustamento? Secondo me poteva andare molto, molto meglio. Non è stato assolutamente facile trovarla, ma finalmente è nelle mie mani la Collector's Edition per i 100 anni della Disney, ovviamente di Lorcana. Questo articolo in edizione limitata è sicuramente quello che più attendevo e più ricercavo della seconda espansione. Infatti l'ho preso in duplice copia, una la andremo ad aprire oggi, invece una la terrò sigillata forever and ever all'interno della mia cassaforte. Andiamo a vedere nel dettaglio la custodia e andiamo ad aprirlo. Eccoci qua con questa scatola veramente meravigliosa. Vi faccio vedere prima tutti i lati della confezione e poi andiamo ad aprirla. Nella parte frontale abbiamo l'immagine delle sei carte protagoniste di questa Collector's Edition. Veramente meravigliose, non soffermiamoci troppo, tanto adesso andiamo ad aprirla. Vi faccio vedere il retro con una piccola descrizione dei disegnatori che hanno disegnato ogni singola carta. Direi che possiamo andare ad aprirla. Vediamo un po' il contenuto. Non c'è niente, è vuota la scatola. Ma dov'è la roba? Ah, è qua. Ma come cavolo si apre? Ah, da qua. Venite fuori. Ok. Abbiamo quattro booster pack, 1, 2, 3 e 4 della seconda espansione Rise of the Floatborn. E poi dentro a questa busta sigillata abbiamo le sei carte Enchanted, vedete in basso, col simbolino Disney 100. Andiamole ad aprire. Che non sto più nella pelle, vediamole un po'. La prima ovviamente è Topolino, Mickey Mouse, veramente bellissima. E poi la particolarità di queste carte è che non sono solo da collezione, sono anche giocabili. Ma guardate il foil, che bello, ma che bello. Poi abbiamo Elsa, spettacolare questa Elsa. Non sono un grandissimo amante del personaggio di Elsa, ma questa carta è veramente incredibile. Il genio, mamma mia quanto lo adoro il genio. Stitch, bellissimo Stitch, forse la più carina di tutte quante. Malefica, Maleficent, tre di lore, tra l'altro sono anche molto potenti come carte. E poi abbiamo Maui. Ecco, se fossi stata la Disney forse Maui non l'avrei scelto tra i sei personaggi protagonisti di questo set commemorativo dei 100 anni della Disney. Però chi sono io per giudicare? Ovviamente il retro è classica carta lorcana. Direi che comunque possiamo andare ad aprire i quattro booster pack molto molto velocemente. Merlin, oh, qua c'è la bustina che vola. Felicia, già ce l'avevamo. Queen of Hearts, Duke Weaselton, Happy. Hercules che si allena, Fang Crossbow, Card Soldier, Mouse Armor, Falling Down the Rabbit Hole, Cinderella, questa qui già l'avevamo trovata, è potentissima, e poi invece carta foil, Fairy Godmother, ok, bustina non molto buona. Apriamo la prossima, non voglio rischiare di aprire le carte, mi sa che le prossime le apro così. Immaginate se mi metto a tagliare le carte, che divertente che è. I'm Stuck, questa mi manca, Tigro, bellissimo mi manca, Donald Duck, oh, tutte nuove ste carte. Hold Still, Magic Broom, no, forse questa qui già ce l'avevamo. Bella, anche questa qui forse già ce l'avevamo. Nick Wilde, questa sicuramente. Pinocchio, oh, bella, nuova carta. Honest John. Hercules, carta rara, dai, l'ultima è una leggendaria. Carta comune, Lady Tremaine Foil. Sfortunatissimo, come al solito, ancora non sono riuscito a trovare una carta interessante. Fairy Godmother già l'abbiamo trovata. What Did You Call Me? Gaston. Rabbit. Sneezy, Charge,
Yzma, wow, bella questa! Carta non comune, però ci mancava. Yzma che si fa i trattamenti di bellezza, molto bella. Queen of Hearts, un'altra Queen of Hearts, bella anche questa grafica, molto molto bella. Robin Hood, Chef Bogo, Lucifero, carta rara, e carta comune Hercules Hero in Training. Apriamo l'ultima bustina della bestia, vediamo se mi porterà fortuna la bestia oppure no. Solitamente mi ha portato abbastanza fortuna, vediamo se continuiamo a mantenere alto il livello. Legend of the Swording Stone, Raya, Ray, questa ci mancava, carta comune, Popsicle, Painting the Roses Red, Donald Duck, anche questa qui molto bella ci mancava, un altro Donald Duck, anche questa ci mancava, Merlino, Gaston, dai, una carta leggendaria su quattro pacchetti, me la farete trovare, Pack Tactics, Gruesome and Grim, carta non comune, Four Dozen Egg. Vabbè, sulle bustine possiamo stendere un velo pietoso, però raga, ste carte sono veramente, veramente meravigliose. E voi che cosa ne pensate di questa Collector's Edition di Disney Lorcana? Oggi me lo sento, troviamo un Enchanted da almeno 300 euro, è scritto nell'aria. Ricapitolando, abbiamo aperto 13 booster pack di Rise of the Floatborn, ovviamente di Disney Lorcana, e abbiamo trovato 110 carte su un totale di 204, 20 rare su 48, 3 super rare su 18 e una leggendaria su 12. Ancora nessuna Enchanted, ma oggi le cose cambieranno. Andiamo ad aprire altri 4 pacchetti. E queste sono le 4 bustine che andremo ad aprire oggi, 2 di Bestia e 2 di Raya. Speriamo che ci sia qualche Enchanted dentro, così mi compro una bella villa Malibu. Partiamo con la prima. Dai, dai, incrociamo le dita. Partiamo malissimo con Duke of Weaselton. Happy, uno dei 7 nani. I'm Stuck. Tigro, ce l'ho 158 volte. Donald Duck. Altra carta comune, bestia. Bestia comunque sempre un piacere trovarlo perché è molto molto carino. Non comune, The Prince. Molto forte come carta da 3, molto molto forte. Altra carta non comune, Daisy Duck. Non comune, Launch. Partiamo con la carta rara di oggi. Abbiamo Rattigan's Marvelous Trap. Attenzione, attenzione, carta super rara. Abbiamo... E vai Artù, questo qui va dritto nel mio deck che mi serviva di brutto, contentissimo, contentissimo. E la carta foil è una carta comune, Basil. Passiamo alla seconda bustina. Già trovare una carta super rara nel primo pacchetto non è male, speriamo di continuare la striscia positiva. Rabbit, Sneasy, dai che oggi troviamo tutti i 7 nani. Jiminy Cricket, ma questo è il grillo parlante, bello. Poi, ecco, questa qui secondo me vince il premio come artwork più brutto di Rise of the Floatborn. È veramente inguardabile. Virana, carta comune. Altra carta comune. Led the Storm Rage On. Non comune, abbiamo Pick a Fight con Ralph Spaccatutto. Ring the Bell. Dai, 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 dai. Male, ma... Hey, hey. Troviamo in ogni video. Carta rara, abbiamo World Greatest Criminal Mind. Altra carta rara, questa è molto potente, molto molto potente, anche se è impronunciabile il nome. E carta foil, abbiamo Rapunzel comune, molto carina. Oggi me la sento abbastanza buona e secondo me Raya mi porta fortuna. Basil, questa qui, no, malissimo, l'abbiamo già trovata 3 secondi fa. Snow White, Winnie the Pooh, questa qui è diventata parte integrante della campagna di marketing e dei gadget. Felicia, l'abbiamo trovata 75 volte. Regina di Cuori, bellissimo artwork. Tiana, ok, mi mancava in collezione, quindi molto bene. Carta non comune, oggi non riesco a parlare. Abbiamo Last Stand, anche questa qui mi mancava. Altra carta non comune, Binding Contract. E addirittura forse mi mancava anche questa in collezione. Altra carta non comune, minima. Ma raga, forse anche questa qui mi mancava, ma che fortuna, incredibile. Carta rara, abbiamo Lucifer. No, invece questa qui ce l'avevo, però poco male. Altra carta rara, Dragon Gem. E vi dirò. Forse mi manca anche questa in collezione. Adesso la memoria vacilla un po'. E abbiamo una carta foil rara. Vediamo che cos'è. Maurice Workshop. Va bene, dai. Brava Raya. Passiamo all'ultima bustina di oggi. Una super rara l'abbiamo trovata. Ci manca o una leggendaria o una enchanted. Ecco, le stavo già piegando. Dai, l'ultima bustina di oggi. Una leggendaria su 4 bustine la troverò. Basil. Old Steel. Elsa. Tigro, malissimo, l'abbiamo trovata 60 volte. Hypnotize.
Benja, ora teoricamente dovremo, ok, carta non comune, Robin Hood, molto potente Robin Hood. Poi abbiamo Shazir Cat, che l'altra volta l'avevamo trovato foil. Altra carta non comune, mi sa che ci è andata male, Four Dozen Eggs, niente, malissimo raga. Rattigan, carta attenzione, perché dopo Rattigan abbiamo una leggendaria, chi è? Mufasa alla grande, grande sbustata, grandissima sbustata. E l'ultima è una carta comune, la carta foil, è James. Benissimo, direi alla grande a sto giro. Una carta super rara, Artù, e una carta leggendaria su quattro bustine. Questa volta direi che mi è andata molto, molto bene.